credetemi, spesso a rendere una ricetta light, cioè leggera, è il tipo di cottura a cui la sottoponiamo. Oggi vi proponiamo una ricetta dove i funghi la fanno da padrone. Funghi al cartoccio. La cottura al cartoccio, indicato per le diete per esempio ipocaloriche, permette di cucinare senza utilizzare una quantità eccessiva di grassi aggiunti. Eventualmente, semmai, un filo d'olio aggiunto a cruda a cottura ultimata è un particolare tecnico, è una particolarità che assolutamente dà al piatto un particolare gusto. Invece la cottura al cartoccio è una particolare tecnica di cottura al forno che unisce in sé i vantaggi sia della cottura al vapore sia quella della cottura al forno e inoltre è molto veloce e facile da realizzare. Con la cottura al cartoccio, oltre a ridurre i tempi di cottura, è possibile preservare al massimo le sostanze nutritive contenute negli alimenti ed esaltare allo stesso tempo i sapori e i profumi delle pietanze da cuocere. È possibile cucinare praticamente qualsiasi alimento al cartoccio. L'unica difficoltà sta nel creare dei cartocci adeguati alle dimensioni dell'alimento che dovete eventualmente cuocere. I funghi al cartoccio sono molto semplici da realizzare, sono capaci di agire come un vero e proprio antibiotico naturale e riescono a fare in modo che il livello degli anticorpi del nostro organismo resti sempre elevato. Da non trascurare anche il loro basso valore calorico, che rende questo alimento opportuno anche nel caso in cui stiamo seguendo una dieta ipocalorica. Infatti i funghi contengono 130 calorie per 100 grammi. Come potete vedere dalla grafica, gli ingredienti per poter realizzare questo piatto sono i seguenti: 200 g di funghi, 4-5 foglie di basilico, una cipolla, 10 g di burro, sale e pepe quanto basta. E allora passiamo alla realizzazione, alla preparazione del piatto. Lavate, asciugate e tagliate a fettine abbastanza sottili, i funghi. Sbucciate la cipolla e affettatela sottilmente. Prendete un foglio di alluminio, quello da casa, sistemate nel centro i funghi e la cipolla, aggiungete un pizzico di sale e pepe, distribuite il burro a fiocchettini, quindi accartocciate il foglio di alluminio, chiudendo bene bene i bordi. Mettete in forno a 190 gradi, lasciandolo cuocere per mezz'ora. 5 minuti prima del termine della cottura tritate finemente il basilico, estraete quindi il cartoccio dal forno, aprite, sistemate bene i funghi su un piatto da portata e cospargeteli di basilico tritato e servite. Buon appetito!